Lascia perdere un telegiornale, io dico l'informazione... Allora, lascio perdere, non ho capito, lascio no, perdere, un no, telegiornale perdere, hai ci... detto citami, quindi citiamo. I telegiornali non sono né pro né Per favore conto. citami un telegiornale che non sia diretto da qualcuno che vede la diretto guerra in quel da... modo in cui la stiamo no, vedendo. No, scusa, diretto da è dai un altro discorso. Ah, è un altro discorso. No, sì, molto altro, sì, certo. ma tutte le trasmissioni... I direttori ah. non contano. Ma cioè, i direttori contano moltissimo, e lo sai benissimo, e io lo so ancora meglio di te che i direttori contano. Ma i direttori per bene in Italia mettono le opinioni pro o le opinioni contro la guerra, le fanno discutere, le fanno interviste. Lui che è uno per bene, su che ha aperto? Su Popov. Adesso, siccome stiamo qua, gli dirai: ma non dico a te, dico. Ma dici di chi? Ma dov'è una trasmissione? A parte i direttori dei telegiornali. Poi, a te ti ho visto ieri sera da Maurizio Costanzo che dialogavi con Mentana e anche con Maravenier, eh, Drusilla e non lo dico per una sottolineatura ironica ma lo dico perché quelle fanno pubblico, capisci? Fare, eh, poter parlare, magari ci fosse Drusilla, Eva Robbins e Maravenier, capisci? Tutti stanno tutte le sere, in genere il rapporto è molto spesso due a uno e tu vieni a raccontare l'informazione unica. Allora possiamo Ma... spiegarci Santoro dobbiamo subire la replica senza poter No, no, prego, prego. Ok. Allora, ridurre il peso dell'informazione alla manifestazione di un'opinione avversa, secondo me è una cosa assolutamente incredibile. Cioè, il vero punto è come viene raccontata questa guerra. Non è il fatto che Santoro venga invitato dentro un talk, che sono comunque degli spazi di dibattito, è capire in che modo gli italiani sono messi a conoscenza della guerra. Oggi io sono partito da Biden perché la notizia più importante di oggi era Biden. Tu hai visto un bombardamento del segretario dell'ONU che non c'è stato. E comunque l'hai visto, va bene, per fortuna non c'è stato, perché nessun segretario dell'ONU è stato bombardato. Ma no, però l'atto è simbolicamente importante. Eh. Cioè, Io non è casuale. Mi cercavo no? di dirlo che simbolicamente si volesse piuttosto segnalare l'atteggiamento degli inglesi e che questi missili volessero essere diretti contro diciamo, le prese di posizione dell'Inghilterra che in questo momento in Europa dirigono, diciamo. Le forze più oltranziste sul terreno della guerra. Quello che io dico è che noi non abbiamo un racconto della guerra che cambi prospettiva. Va bene? Tutto il racconto della guerra che ci viene proposto ha un'unica prospettiva. Il fatto che non ci sia né un telegiornale né un, né un giornale, a, tra, a parte alcuni elementi minori, che possa. Assumere una posizione consapevolmente critica nei confronti della guerra è una situazione unica per il nostro Paese. Non c'è mai stata in precedenza. Tutte le altre guerre hanno avuto dei telegiornali, dei giornali importanti, che potevano interpretare un punto di vista diverso. In questo momento questo non c'è. Io non offendo nessun collega, ma tu dovresti sapere che in questo momento la guerra ci viene raccontata molto spesso da giovani che vanno a loro rischio e pericolo in quelle zone di guerra, senza copertura da parte degli editori, che gli editori li mandano in zona di guerra non come avveniva per i corrispondenti di una volta che erano ben cresciuti dentro i loro giornali, ma vanno, vanno a loro rischio e pericolo, senza assicurazione. E inoltre devono vendere i loro pezzi a, a, ai telegiornali o ai giornali. Cosa vuoi che facciano per... se non agire in una situazione embedda abbastanza complicata? Allora, do, ti do subito la parola, Mieli, io parlo per il mio programma, noi in questo momento per esempio dopo aver avuto Alessio Lasta eh, lì eh, lavorare. Allora, la domanda è maniera... perché ci, sono, no, no, perché ci sono quei civili dentro le accerie? Abbi I civili dentro sì. la l'accerie ci sono due possibili risposte di cui ho, ho dato prima conto: che sono uno che siano tenuti lì per evitare diciamo, che venga presa no, la Ceria. Un possibile risposta. No, no, c'è un'altra risposta invece, Ti Michele. Lanciati... Che è... Io ero contro la guerra in Iraq. E eh. quindi questa cantilena falla a qualcuno di loro. No, io dove ero co eri contro E dov'era l'indignazione generale contro eh, io la? Io mi sono in indignato perché voi me Punto primo, punto eh. secondo. I giornali, i giornali. I giornali in Italia ci sono fior di giornali. Avvenire, il manifesto, il fatto e la verità che sono. Mm -hmm. La gente è libera, capito? Tu non hai un concetto chiaro della libertà. Uno vuole un giornale militantemente... E Infatti compra l'avvenire, come sta succedendo. Compra l'avvenire, compra il manifesto e fa bene, capisci? O guarda delle trasmissioni che sono più simpatetiche guarda dei giornalisti e, degli e quanto vendono tutti i giornali Ma che? Messi se insieme. non vendono sarà colpa mia ah non è colpa tua è sì, però quanti, quanti milioni mio. di persone ascoltano i telegiornali ogni giorno è per questo e quante persone guardano noi per fortuna eh. quindi l'informazione è un fatto complessivo eh, la gente eh, sceglie e quali sono le dimensioni vede. Ma enormi, tant'è vero che se tu vedi tutto. Ma ti sembra so... che ci sia però, sì, una corrispondenza sì, che... no, l'opinione pubblica no, che guarda, è contraria all'invio di armi e il mondo. No, per è molto maggiore. In e infatti guarda programmi come questi. E infatti molti conduttori non tu, però... eh. Molti conduttori infilano persone come te perché. Sanno che c'è un elemento... Però scusate, maggiore, però, Michele, aggiungo questo, posso no? aggiungere, un, posso aggiungere un elemento? Scusate. Il caso dici, Orsini è un caso però, clamoroso. Scusami Paolo, c'è ah, un vabbè, punto caso che... Però... Orsini è il caso più citato. Va bene, eh, però... Eh, allora, per però te lo dico citato. perché Orsini perché viene chiamato? In parte per le sue idee, in parte perché è un tipo simpatico, anch'io uh, non lo comprendo, ti spiego anche in perché... parte anche perché... C'è anche un elemento, Mieli, che è questo, che oggi non c'è una forza parlamentare che sia contraria al, all'invio delle armi.